Stefano, partiamo dalla pesantezza di questi 3 punti, no? Lo dicevamo anche col mister, è una boccata d'ossigeno che vi serve, no? Anche per riprendere la consapevolezza. Sì, sono 3 punti fondamentali. Venivamo da un periodo un po' negativo perché abbiamo perso 3 partite. C'è stato un po' di trambusto, però oggi abbiamo messo a posto tante situazioni e abbiamo una squadra buona di qualità e oggi si è visto. Parlando invece della tua prestazione, Mister Gotti ci ha detto poco fa che tu, da quando c'è lui in panchina, sei sempre stato centrale nelle sue scelte e nel progetto di quest'Udinese. Ti chiedo anche come ti stai sentendo minuto dopo minuto, perché tu ti sei fermato, è stato sfortunato a fermarti 2 volte in rapida sequenza. Sì, non è mai facile stare fuori 4-5 mesi, soprattutto per me con un mio fisico, però adesso piano piano sto sentendomi bene. Oggi ho fatto delle cose che riesco a fare, quindi sono contento e devo continuare così per finire la stagione nella miglior maniera possibile perché ho lavorato tanto per recuperare velocemente e voglio finire la stagione bene anche perché ho tanti obiettivi che posso raggiungere, quindi devo finire bene. Senti, tu e Rodrigo siete due dei leader di questa squadra e siete anche molto amici. Ti chiedo anche un commento sulla sua prestazione di oggi. Non fa quasi più notizia. Un centrocampista da 8 gol, 6 assist e quella personalità è merce rara, penso in Europa. Peccato solo per il rosso che ce lo toglierà per la gara col Cagliari. Ma penso non ci sono più parole per questo giocatore, per l'intensità che mette ogni partita, ogni allenamento, per la qualità che mette nelle sue prestazioni e per la statistica. Un centrocampista che fa 10 gol all'anno, penso in Europa non c'è, quindi bisogna fargli solo i complimenti e niente, noi cerchiamo sempre di dare il nostro meglio e lui è il nostro capitano e cerchiamo di mettere la qualità al servizio di tutti. Poi quando lui è così ne traiamo vantaggio tutti quanti.